C'è una via che per secoli ha portato a Roma gli imperatori. Una via che abbiamo già percorso in parte, partendo da Trento, attraversando i territori lungo il Po e l'Adige, entrando in città da cui è passata la storia del Sacro Romano Impero, quella della Riforma e delle grandi signorie italiane. Una via che in questo nuovo viaggio ci porterà ancora più indietro nel tempo, all'origine della civiltà occidentale e a camminare sulle vie battute dai Romani e dai popoli italici. È la Via Romea Imperiale che ci condurrà fino a Roma. Il nostro viaggio riparte da Prato. Prato è una città antichissima che, tra i tanti monumenti di epoche diverse, conserva il castello del XIII secolo, mai del tutto ultimato, che si chiama dell'Imperatore. Prato è una città che io ho scoperto grazie ai cammini. Qui Federico II aveva costruito uno dei più bei castelli e meglio conservati castelli in Italia.